Sì, Dropbox, OneDrive, eccetera, sono comodi, ma per spostare grandi quantità di dati con la massima riservatezza, facilità e velocità, nulla batte un bel SSD portatile. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video vedremo quali sono i migliori SSD portatili del momento. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ebbene, la mia primissima scelta in quanto a SSD portatile rimane questo Samsung T7. Questa è la variante Shield, rivestita in una gomma morbida che protegge il disco da urti e cadute. Nella copia di file, che è l'attività principale per la quale si utilizza un SSD portatile, ho misurato una velocità di trasferimento superiore ai 900 MB al secondo. Ma è decisamente veloce anche nelle operazioni non sequenziali, come gli accessi al disco svolti dal sistema operativo. Tant'è che io ci ho installato sopra anche una copia indipendente di Windows, come ho mostrato in quest'altro video. Ciao, scusa per l'interruzione. Se il video ti piace, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre davvero estremamente importante. Quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Torniamo al video. Capiamoci, questo Samsung T7 non è l'SSD portatile più veloce in assoluto, ma continuo a consigliarlo come prima scelta perché si trova oggi a meno di 100 euro per il taglio da 1 terabyte, mentre i modelli più veloci costano sensibilmente di più e comunque richiedono porte USB da almeno 20 gigabit al secondo per fare meglio, porte che ancora oggi sono relativamente poco diffuse. Il nostro Samsung T7 può invece arrivare alla sua velocità massima già con una porta USB da 10 gigabit al secondo, che può essere sia in formato Type A, quindi USB Type A, quello di vecchio tipo rettangolare per capirci, oppure USB Type C, quindi le porte di nuova generazione, quelle dei cellulari. La confezione di vendita include entrambi i cavetti, quindi potremmo immediatamente collegare il nostro SSD portatile sia a un PC dotato di porta USB Type A, sia a un PC più moderno dotato di porta USB Type C. In ogni caso c'è comunque la completa retrocompatibilità, quindi se acquisti un SSD come questo e lo colleghi a una vecchia USB 3.0 funziona perfettamente, anche se chiaramente la velocità di trasferimento sarà inferiore. Io lo utilizzo su un PC con Windows e Linux, ma ho verificato che funziona anche con Android. Inoltre, da specifiche tecniche, è pienamente compatibile anche con Mac, iOS, quindi iPhone, iPad e le console da gioco. Per tutti questi motivi, questo Samsung T7 è la mia prima raccomandazione per chiunque mi chieda quale SSD portatile dovrei acquistare in questo momento. Nella descrizione del video qui sotto trovi il link diretto per acquistare il modello da 1 TB come questo, ma se hai esigenze di archiviazione superiori, si arriva fino alla versione da 4 TB. Se però sai per certo che i PC ai quali collegherai il tuo SSD portatile sono dotati di una più veloce porta USB da 20 gigabit al secondo, che esiste solamente in formato Type-C, valuta il modello più recente, quindi il modello successivo al T7, che chiaramente si chiama Samsung T9. Non è la mia prima scelta unicamente per via del fatto che attualmente è ancora abbastanza costoso. Costa infatti circa 140 euro per il modello da 1 TB, quindi un buon 40% in più rispetto al T7. Ma se abbinato a una porta USB da 20 gigabit, sfiora i 2000 MB al secondo nella copia di file, ovvero quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Anche in questo caso comunque è retrocompatibile con le generazioni precedenti. Se ti interessa trovi il link diretto al taglio da 1 TB nella descrizione del video qui sotto. Anche in questo caso comunque esistono le varianti con capacità fino a 4 TB. Se però intendi utilizzare il tuo SSD portatile collegato a un dispositivo molto recente dotato di una porta USB Type-C da 40 gigabit al secondo, dovresti preferire l'EDATA SE 920. Il prezzo si aggira attorno ai 180 euro per il taglio da 1 TB, quindi vale la spesa solo se effettivamente hai modo di sfruttarlo appieno collegandolo a una porta USB 4. Ma in questo caso la velocità di accesso sequenziale supera i 3000 MB
byte al secondo, sia in lettura che in scrittura. Siamo quindi prossimi alla velocità massima ottenibile con un SSD NVMe di tipo consumer, quindi quelli che rientrano in un prezzo ragionevole e accessibile a noi persone normali. Io non l'ho provato direttamente perché non ho nessun PC con porta USB 4. Se quindi lo acquisti tu tramite il link diretto che trovi qua sotto, fammi sapere le tue impressioni nei commenti. Infine voglio lasciarti due idee per gli amanti del riciclo informatico creativo. Se hai un SSD interno che non usi più, magari perché sei passato a un modello più capiente, puoi acquistare un enclosure, cioè una sorta di adattatore che ti permette di inserire il tuo vecchio SSD all'interno e trasformarlo in un SSD portatile. Quindi prendi un SSD per PC, lo infili dentro questo dispositivo e te lo trasforma in un SSD collegabile via USB. Ti lascio il link alle versioni per SSD SATA, quindi quelli vecchi rettangolari, ed NVMe, quindi gli stick moderni, nella descrizione del video qui sotto. Bene, da tanditurbolab.it è tutto. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsante mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Naturalmente non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia. Quindi hardware come oggi, ma anche Windows, Linux, internet, server, criptovalute, eccetera. Al prossimo video. Ciao!